a tutti ragazzi, qui è GiuE360 e ben ritrovati nel mio canale. Oggi signori siamo qui finalmente tornati con un nuovo episodio con le rebuilding, nuovo e ultimo episodio della serie, perché la classifica che vedete qui in basso è praticamente completa, manca solo il Leicester. Prima di iniziare vi voglio ringraziare perché avete supportato questa serie dal primo fino all'ultimo episodio. Devo essere sincero, quando ho iniziato questa serie non credevo di finirla, non pensavo di portarla a termine e invece ce l'abbiamo fatta, quindi grazie per tutto il supporto che avete dato a questa serie. Tra pochi giorni sul canale inizierà un'altra serie che sarà forse l'ultima di FIFA 21, che andrà appunto a sostituire questa qui delle rebuilding e che andrà appunto ad alternarsi alla carriera con Lazio, che sta già appunto andando avanti. Togliamo la classifica e partiamo subito con il video, l'ultima volta che andremo a rebuildare una squadra. Oggi siamo con il Leicester e questa qui signori è la squadra di partenza. Allora bisogna scegliere un giocatore su cui puntare. Ci sono due giocatori interessanti, il primo è Vardy, però se non ricordo male ragazzi, Vardy se non ricordo male cala subito. Infatti quando l'ho preso anche in altre rebuilding fa l'86 dopo pochi mesi mi sembra, quindi facciamo finta che lui sia già un 86. Il giocatore però più importante ragazzi è Ndidi, perché nonostante abbia l'84, è giovane eccetera, il suo punto di forza non è il fatto di essere un centrocampista, ma il fatto che se trasformato difensore centrale diventa 85 e poi giocando in quella posizione potrebbe crescere e diventare ulteriormente più forte. Quindi io il pilastro che scelgo per questa squadra è Ndidi. Vi ricordo che per ogni altro giocatore che teniamo al di fuori di Ndidi ci becchiamo il meno 1. Vediamo cosa succederà. Se ci saranno delle offerte importanti allora le valuteremo, sia per Vardy, sia per Schmeichel, sia per Madison, Tielemans eccetera. Noi proviamo a vendere tutti, se non riusciamo a vendere magari teniamo uno di loro e ci becchiamo il meno 1. Non perdiamo tempo comunque e iniziamo a mettere tutti quanti i giocatori sul mercato. Riccardo Pereira non è male ragazzi, Riccardo Pereira, potremmo anche tenerlo, però non lo so ragazzi, beccarci il meno 1 per un terzino, vediamo che offerte ci arrivano, vediamo che offerte ci arrivano e poi valutiamo insieme. Invece per quanto riguarda Ndidi, lui ragazzi lo tengo al 100% perché il ruolo del difensore centrale è 100 volte più importante del terzino. Lo trasformiamo e ci mette solo 2 settimane. Per il resto mettiamo tutti quanti sul mercato e poi aspettiamo le offerte. Altra cosa molto molto importante è andare a prendere il pischelletto dalla primavera, Leo Messi, no, Leo Costa, COCCC, 16 anni, italiano, piede mancino, è un 61, potrebbe diciamo forse avere un piccolo upgrade se messo esterno, non lo so, mettiamolo in prima squadra e andiamo a vedere dove può essere schierato. Se messo a D fa più 2, se messo punta fa più 5, molto molto bene, se provato a T fa più 3. Io direi ragazzi che potremmo schierarlo a TT e comunque diventerà il sostituto dell'attaccante che poi andremo a prendere. Ci sta ragazzi, è sempre una cosa buona, è sempre un valore aggiunto, è sempre un uomo in più che non fa mai male. Arrivano le prime offerte signori, questo qui non l'ho mai visto in vita mia, rifiutiamo il prestito. Allora Soyunco 28 milioni al Borussia e Under 18 milioni al Villarreal, prime piccole cessioni. Ancora un'offerta di prestito che andremo a rifiutare, Tielemans 56 milioni all'Inter e scambio Pereira Cacarella. Come puoi mettermi in scambio Pereira Cacarella, porca miseria? Rifiutiamo ragazzi, rifiutiamo, non la voglio Cacarella, l'abbiamo già avuto, ha fatto cagare. Però sono un po' preoccupato perché le offerte stentano ad arrivare e il budget non è altissimo. 4 offerte signori, mi sono lamentato e le offerte sono arrivate. Evans 14 milioni al Bayern Monaco, al Bayern Monaco. Fofana se ne va al Monaco per 31 milioni, Schmeichel se ne va al Besiktas per 22 milioni e al Brighton se ne va al Borussia per 7 milioni e 9. Offerta molto 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 importante, Vardy, lo vuole l'Inter, 58 milioni e 5, vendiamo anche lui. Stiamo vendendo un po' di pischelletti e il budget è salito a 261, molto molto bene. Non guardate il modulo perché devo ancora sceglierlo, possiamo ancora vendere dei pischelletti, quindi aspettiamo, cerchiamo di sfruttare tutto il tempo a nostra disposizione perché poi in base al budget totale che avremo possiamo appunto capire come suddividerlo. Iheanacho 13 milioni all'Arsenal. Allora sono passate 2 settimane e non sono arrivate praticamente più offerte. Io direi di aspettare altre 2 settimane e poi iniziamo con il botto, iniziamo Juventus e Inter. Ok, allora noi ci troveremo a sfidare sempre una squadra più forte della nostra, perché questa è la maledizione del Leicester. Siamo in un campionato dove tutte quante le altre squadre sono più forti
forti di noi. E sono veramente molto molto preoccupato. Mendy se ne va. Scambio Pereira-Modric. Attenzione. No, però non conviene, ragazzi, perché Modric si prende con molti meno soldi. Però mi danno 15 milioni, mi danno. Cavolo, però Pereira lo potrei quasi tenere, Pereira, e beccarmi il meno uno. Rifiutiamo l'offerta, ragazzi. Rifiutiamo l'offerta. Se vendiamo Pereira, lo vendiamo per una cifra alta, 70-80, se ci arriva un'offerta tale. Altrimenti, ragazzi, sto quasi pensando di tenerlo e di beccarmi il meno uno. Purtroppo, signori, siamo stati colpiti dal bug. Ancora una volta siamo stati vittime del bug. Purtroppo, nonostante io abbia tolto le competizioni europee, purtroppo ci becchiamo non solo la competizione, ma ci becchiamo addirittura i preliminari di Europa League. Comunque, dopo c'è la Juventus, c'è l'Inter, facciamo finta che le partite non ci siano. Andiamo a costruire questa squadra. Innanzitutto bisogna scegliere il modulo. Ho scelto il modulo 4-5-1 offensivo. Perché ho scelto questo modulo, ragazzi? Perché è lo stesso che ho provato e ho testato con l'Atletico Madrid. E con l'Atletico Madrid abbiamo fatto un campionato della Madonna. Quindi, dove inizia e dove finisce il merito di questo modulo strano? Lo voglio testare anche adesso. Quindi utilizziamo il 4-5-1. Se facciamo un campionato della Madonna pure con il Leicester, allora vuol dire che il 4-5-1 in simulazione è un modulo determinante. Comunque, questa è la base di partenza, ragazzi. Per adesso tengo Ndidi e tengo Pereira. Pensiamo alla prima punta. Questo è il budget che abbiamo, 334 milioni. Fiondiamoci sul mercato e andiamo a caccia di una prima punta per questa squadra. Individuato, ragazzi, l'attaccante della mia squadra, il Kun Agüero, 32 anni, 87 di overall ed è in scadenza, quindi si può prendere con un prezzo bassino, mettiamola così. Proviamo, signori, con un'offerta di 55 milioni. Per adesso non uso contropartite. Cosa ci dicono? Affare fatto. Cavolo, potevo pure spendere di meno, non lo sapevo. Mi sono fatto ingannare dallo sguardo sexy di Guardiola. Va bene, chiedo scusa, ragazzi, chiedo scusa. Ruolo cruciale per quanto riguarda appunto il Kun Agüero. Durata del contratto, gli possiamo anche fare 3 anni, anche se forse 2 vanno bene. Uno non te lo do, facciamo 2, anche se comunque la carriera dura un anno. Però no, in scadenza non lo voglio Agüero, facciamo almeno 2 anni. Ignoriamo la cosa del recisore. Per quanto riguarda invece lo stipendio, speriamo che me lo faccia lui, e invece devo farlo io. E ragazzi, io provo a dargli 170.000. È un po' di meno rispetto a prima, però dovrebbe accettare più il bonus di ingaggio, quindi vuol dire che più o meno abbiamo azzeccato la cifra giusta del Kun. Primo acquisto ufficiale. Individuati i due COC, Ilicic e Depay. Allora, Ilicic si è trasformato, COC dovrebbe fare addirittura l'upgrade e passare da 84 a 85. Invece Depay dovrebbe restare 84, però può farlo il COC ed è anche in scadenza, quindi si può prendere a poco prezzo. Andiamo a trattare subito con l'Atalanta per prendere Ilicic. 34 milioni per Ilicic, loro me ne chiedono 39. Ragazzi, non litighiamo per pochi spiccioli, accettiamo. Ruolo cruciale, tre di contratto, niente clausola rescissoria e 95.000 di stipendio. Preso il primo COC. Adesso fiondiamoci su Depay. Proviamo ad offrire 44 milioni. È in scadenza. Loro ci dicono affare fatto. Cavolo, perché non riesco mai a prenderlo con un'offerta? Cioè, perché sono sempre, non lo so, di manica larga? Ho paura che si arrabbiano e dopo devo aspettare una settimana e mi tocca poi giocare la partita con la Juventus e con l'Inter senza il mio titolare. Porca miseria, potevo anche prenderlo di meno. Vabbè, comunque ci sta. L'importante è aver preso il pesce dei pai. Ruolo cruciale, tre di contratto, niente clausola rescissoria e 78.000 euro di stipendio. Preso, ragazzi, anche il secondo COC. Adesso non ci resta che andare nella brosa, andare subito sui due giocatori appena comprati e trasformarli COC. Ilicic ci mette la bellezza di 2 settimane. Perfetto. E invece il pesce dei pai ci mette la bellezza di 2 settimane. Molto molto bene. Tra 14 giorni avremo praticamente i due COC titolari di questo Leicester. Questo è il budget che abbiamo, 189 milioni. Allora, individuati i due esterni, Gosens a sinistra e Quadrado a destra. Quadrado si è trasformato e di dovrebbe fare l'upgrade di 2 o di 3 e arrivare a 84 o 85. Invece Gosens è un giocatore che rende tantissimo e cresce anche. Se vi ricordate, ragazzi, nella serie che ho fatto nel Rotto Champions con l'Atalanta, Gosens è arrivato addirittura a 90-91. È un giocatore straordinario che in game, secondo me, rende tantissimo, soprattutto quando si simula. Quindi andiamo a contattare l'Atalanta e l'Atletico Madrid. 40 milioni per Gosens. Loro vogliono... Ehi, cos'è? Rivolete Ilicic? Ci rivolete, eh? Rimuovo scambi giocatori. Ma cos'è? Rivoglio... Si sono pentiti di avermi lasciato Ilicic, porca miseria. 50 zeppole, ragazzi. 50 zeppole per Gosens, 55
5 e va bene ragazzi, va bene così, lo prendiamo. Cavolo, si sono pentiti, hanno detto no, forse è meglio che lo teniamo noi, Ilicic. Cioè, invece no, ormai avete fatto il guaio e Ilicic me lo tengo io. Ruolo cruciale, 4 ore di contatto, niente clausole recissorie, 74.000 di stipendio. Ho preso ragazzi l'esterno sinistro, ora fiondiamoci sull'esterno destro. Partiamo da un'offerta di 20 milioni, loro dicono che vogliono Justin Bieber. Beh, non mi serve Justin Bieber, quindi potrei accettare questa offerta. Cioè potrei calare giusto di 10 milioni, così giusto per far vedere. Ci metto la bellezza anche della clausola del 25% che non fa mai male. E loro ne vogliono 13, quindi va bene così. Accettiamo ragazzi, Justin Bieber non mi serve, però mi serve l'esterno destro. Quindi contrattino per Cuadrado. Cuadrado vuole la clausola? Assolutamente no. Niente clausola per Cuadrado, che è uguale ragazzi. Penso che Cuadrado sia uno dei giocatori fatti meglio su questo gioco. Cioè praticamente è lui ragazzi, è lui Cuadrado. Incredibile. Comunque, per quanto riguarda lo stipendio, io direi di dargli un bello 80.000, così anche un leggero aumento rispetto a quello che guadagna l'Atletico Madrid. E lui dice sì, quindi preso anche Cuadrado. Andiamo subito a trasformare il ruolo di Cuadrado da terzino destro a esterno destro. Dovrebbe metterci veramente poco, 2 settimane, massimo 4. 4 settimane, molto molto bene, e dovrebbe diventare molto 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 più forte. Individuato ragazzi il centrocampista centrale, Nicolò Barella. Perché ragazzi prendo lui? Perché è un giocatore che praticamente non ho mai preso, no? I centrocampisti alla fine sono sempre gli stessi. Prendo lui perché costa tantissimo, ma perché possiamo mettere come contropartita Madison, e quindi possiamo ambire grazie alla contropartita a un giocatore che costa tanto, che non abbiamo mai preso, senza spendere delle cifre disumane. Quindi vediamo se l'Inter è interessata a Madison. 43 milioni più 20, perché Barella ne vale 60. Vediamo che cosa ci dicono, che non sono interessati. Porca di quella vacca. Allora prova a metterci Barney Stinson. Se non sono interessati neanche a Barney Stinson più la bellezza di 40 milioni, io direi che dobbiamo abbandonare l'idea di prendere Nicolò Barella. Peccato, perché sarebbe stato un ottimo giocatore ragazzi. Vediamo che cosa ci dicono. Sono interessati, ok. Caliamo a 55 spaccati. Vediamo un po'. Per favore, ho bisogno di soldi, quindi per favore ditemi di sì. Hanno accettato. Preso Nicolò Barella. Ottimo acquisto. Ruolo cruciale, 5 anni di contratto, niente clausola decisoria e 69.000 di stipendio. Noi diciamo sì. A questo punto ragazzi facciamo un piccolo recap per quanto riguarda la squadra, perché abbiamo già quasi finito. Perché Barella gioca in mezzo al campo, Cuadrado a destra che sta per diventare appunto 85, Gosens a sinistra, Depay, Ilicic, Agüero, Ndidi confermato, Pereira confermato. Quindi abbiamo bisogno di un difensore centrale, di un portiere e di un terzino sinistro. Io direi di prendere subito il portiere, perché in assenza di budget andiamo su un nome che più o meno è scontato. Però ragazzi, ho bisogno di prendere Handanovic. 36 anni, 86 di overall, vale 2 milioni, è praticamente un portiere regalato. Così poi possiamo utilizzare i soldi per prendere un grande difensore centrale e un grande terzino sinistro. Offerta di 2 milioni spaccati per Handanovic. Loro dicono 2.009 e quindi noi diciamo sì. Preso ragazzi Handanovic, il portiere ce l'abbiamo, contrattino immediato. Ruolo cruciale, 3 di contratto, niente clausola recissoria e 66.000 di stipendio. Noi diciamo sì. Preso il portiere. Individuato ragazzi il difensore centrale, Kimpembe. Allora lo possiamo prendere secondo me solo se il PSG accetta come contropartita Madison, che sto cercando di piazzarlo in tutti i modi, però nessuno lo vuole sto pischelletto. Ci metto vicino pure la bellezza di 10 milioni. Loro sono interessati a Madison. Caliamo di 10, caliamo di 9 per l'esattezza, 20 milioni più Madison. Loro dicono affare fatto ragazzi. Preso Kimpembe, un difensore centrale che secondo me in questi episodi delle rebuilding non l'ho mai preso. E adesso ho capito anche perché non l'ho mai preso. Guardate che schifo di capelli che c'ha sto Kimpembe. Porca miseria, cosa tieni in testa? Ecco perché questa è l'ultima volta, prima e ultima volta che ho preso Kimpembe. Stipendio da 80.000, accettiamo. Individuato il terzino sinistro, José Gallardo. Allora difficilmente potremmo prenderlo, difficilmente riusciamo a prenderlo. Però azzecca tutti i veri. Però vediamo se riesco a mettere come contropartita tipo questo vale 22 milioni. Io ho tanti giocatori che posso ancora, che non sono riuscito a vendere. Però secondo me il migliore è proprio Castagnone, che vale la bellezza di 22 zeppole. Quindi mettiamo Castagnone dentro. Ci metto la bellezza di 30 milioni, che sono veramente tanti. Tanto ragazzi, l'ultimo acquisto. Cosa ci dicono? Che ne vogliono 57. Non ce la facciamo per uno
lo sputo di mucca. Questo è un grande problema, ragazzi. Questo è un peccato. Ci butto pure la clausola del 25.000%. Questo è un grande acquisto se riusciamo a farlo, 57. Caliamo a quota 40. Fate conto che devo anche fare comunque lo stipendio. 40-57. Niente, ragazzi, controfferta. Provo a salire piano piano per vedere fin dove riesco ad arrivare. 45-57. Qualcosa devono calare, però. Che peccato, raga, non aver preso lui, per così pochi spiccioli, porca miseria. 49. 1-1-1-1 rimasto. Ah, devono pensarci. E facciamoli pensare. Attenzione, perché nello stesso istante abbiamo venduto a Martei per 6.200.000. Quindi forse posso farcela grazie a quei soldi che ho. Occhio, occhio, ragazzi. Loro intanto hanno detto di no. Rinegoziamo, ragazzi. Caliamo anche solo di qualche milioncino. Facciamo 54 più Castagnone. Loro dicono affare fatto, ragazzi. Preso Castagnone. Non è vero, preso Gaia e fuori Castagnone. Adesso andiamo a fare il contratto per Gaia e poi abbiamo finito il calciomercato. Ce l'abbiamo fatta a pelo di scimmia, però secondo me siamo riusciti a fare un ottimo calciomercato e abbiamo costruito un'ottima squadra. Ruolo cruciale, tenere di contratto, niente clausola rescissoria e 66.000 di stipendio. La squadra, signori, è completa. Questi qui sono tutti quanti gli acquisti di questo episodio. Adesso non ci resta che fare un piccolo recap. La squadra è stanca perché abbiamo giocato in Europa League, ma non importa. A sinistra ci mettiamo Gaia e questa, ragazzi, è la squadra titolare. Bisogna solo aspettare che Quadrato diventi un esterno destro, manca una settimana, e Ilicic e Depay devono ancora cambiare ruolo, ma anche a loro, se non ricordo male, manca una settimana. Questa comunque, ragazzi, è la squadra che abbiamo costruito. Io sono molto soddisfatto e ora voglio vedere se questo modulo è buggato e voglio vedere se davvero riusciamo a fare un ottimo campionato anche con questa squadra dopo il successo dell'Atletico Madrid. Non ci resta a questo punto che avanzare. Io mi fermo per conto mio, da solo, off video, per cambiare i ruoli a Quadrado, Ilicic e Depay. Noi ci vediamo direttamente alla partita contro il Bayern Monaco. Partita complicatissima, forse la peggiore che potevamo avere. Andiamo. Siamo arrivati, signori, alla fine della stagione. Guardate un po', c'è la finale di Europa League contro il Napoli. Però a livello di serie la finale di Europa League non conta nulla, quindi andremo a giocare sul campo come da regolamento solo la partita di campionato, quindi l'ultima contro il Bayern Monaco. Allora, andiamo a vedere quanti punti abbiamo fatto. Ci sono tanti alti e bassi, tantissime vittorie importanti come quella con il Napoli, quella con l'Inter. Ho visto anche una vittoria con il Barcellona, con il Milan, con il Manchester City anche prima. Però anche delle sconfitte abbastanza pesantucce come quella con il Chelsea e tante altre nel corso del calendario. Non ho idea di quanti punti abbiamo fatto, però secondo me se facciamo 55-60 punti è un ottimo campionato. Cosa abbiamo fatto? 57 punti, ragazzi, 57 punti con il Leicester e sesto posto in classifica in un campionato veramente, veramente, veramente complicato. Secondo me è il modulo che è buggato, signori, perché porca miseria, arrivare sesti con questo Leicester è tanta roba. Se vinciamo l'ultima partita potremmo addirittura arrivare quinti e fare 60 punti. Secondo me, ragazzi, abbiamo fatto un'ottima stagione con il Leicester. Occhio a questo modulo, perché questo 4-5-1 potrebbe essere veramente la svolta quando si va a simulare. Questa qui è la squadra. Ndidi 88 di overall, Barella 85, Quadrado 84, Gaia 86, Agüero 85 calato. Ma questa qui, ragazzi, è la formazione dell'Ester. Sono veramente, veramente, veramente contento e soddisfatto. Ovviamente ci becchiamo il meno 1 perché abbiamo utilizzato sia Ndidi e sia Pereira. Quindi tecnicamente a livello di classifica siamo a quota. Che è successo? La prima volta che faccio la conferenza stampa. No, ho cliccato per sbaglio. Dio! Ho risposto velocemente alle domande di sti babbuini. Torniamo a noi. Stavo dicendo, tecnicamente siamo a quota 56. Quindi ai fini della classifica, che andremo poi a vedere successivamente, potremmo arrivare massimo a quota 59. Poi dopo faremo il recap della classifica totale. Fatto sta che, e possiamo dirlo, è confermato, l'Atletico Madrid ha vinto questa serie. Poi dopo alla fine vedremo la classifica completa. 23 maggio 2021, abbiamo il Bayern Monaco con Lewandowski che è leggermente stanco, con Acerbi titolare, e possiamo e dobbiamo fare del nostro meglio. Questa qui, signori, è la nostra squadra e noi ci vediamo in campo per l'ultima partita di questa serie. Via! Tutto pronto, signori, ci siamo! Squadra in campo, questa è quella formazione del Bayern Monaco, ma noi non ce ne frega assolutamente niente e andiamo subito in partita. Bayern Monaco Leicester, via! Ilicic diventa buona per Riccardo Pereira, che avanza più in fondo. Per è tua, destro secco, paratora di Neuer, prima azione offensiva dopo 26 minuti di game. Gaia la crossa dentro sul secondo palo, occhio perché resta lì, colpo di testa, si
sinistro sei comunato, sinistro sei copallone centrale, più o meno. Attacca il Bayern Monaco, che sassata di Kimmich, mamma mia. Raga, sono forti, abbiamo mostrato una squadra veramente forte, ha segnato Kimmich e tra l'altro raga, non vi ho fatto vedere, ma il Bayern Monaco sta dominando questo campionato, quindi abbiamo beccato proprio la squadra più forte che potevamo beccare. Non è facile. Depay, accelerata di Depay, qualcuno che si faccia vedere. Depay alle spalle, triangolo largo, non era per lui. Gosens velocissimo, Gosens cross dentro e buona, porca miseria, 71esimo. Dai, ci tengo almeno a pareggiarla questa partita, sarebbe comunque un risultato divino pareggiare contro questa squadra, perché non stiamo costruendo niente. Colpo di testa di nessuno, allontana via Noia al 72esimo. Barellone, diventa buona Perisic di prima, bello per quadrato, che se ne va, non di buttare, dentro, pallone dentro, 1-1 ragazzi, ha segnato Juan, Kiel, Quadrado, Hassan, Abubakar, Shahid, 1-1 signori, pareggiamo una partita molto molto difficile, e adesso proviamo a vincerla se ci riusciamo. Attacca il Bayern Monaco però, 2 di recupero, mi sa che non riusciamo a fare l'ultima azione, si prendono pure il calcio d'angolo, si scappati di casa, ragazzi purtroppo è finita, a meno che non facciamo un contropiede lampo in 60 secondi, magari prendendola qui con un colpo di testa, ma è praticamente impossibile. 30 secondi alla fine, attaccano loro, Coman, Evans, recuperiamo palla con Barella, allaghiamo dall'altro lato, non c'è più tempo, pareggiamo 1-1, va bene così ragazzi, praticamente ci riprendiamo il punto perso per aver utilizzato sia Ndidi e sia Riccardo Pereira, va bene così ragazzi, con il Bayern Monaco non potevamo fare di più, è stata una partita veramente complicata, loro un tiro un gol, noi 4 tiri un gol, va bene così, ci portiamo a casa un punticino. Prima di finire il video signori, c'è la finale d'Europa League, quindi abbiamo praticamente una partita gratis, una partita regalata, non ci resta che andare a simulare questa partita in maniera diretta. So che non c'entra assolutamente niente con tutta quanta la serie, però ci siamo ragazzi e qui andiamo a simulare questa partita. Il Napoli gioca con Lobotka, Pavaruiz, Rischio, Osimhen, Insigne, Politano, Koulibaly, Manolas, Manolui, Sergi Roberto e Meret. Va bene, simulazione veloce. E perdiamo 3-2. Il Napoli vince l'Europa League. Gol di Mertens, gol di Politano e gol di Insigne. Porca miseria ragazzi, complimenti al Napoli che si porta a casa l'Europa League. A questo punto, madonna, Koulibaly e sorridi, sembra che sta un funerale ragazzi, Koulibaly, porca miseria. Fatto sta ragazzi, a questo punto, questa è quella classifica, 58 punti, ci becchiamo il meno 1 e andiamo a quota 57. Qui nello schermo, magicamente, appare per l'ultima volta la classifica finale. Questa è la classifica completa, questo è tutto, il Leicester chiude a quota 57 punti. Qui nello schermo vedete tutte le rebuilding fatte. Se vi siete persi qualche video, andate a recuperarli, li trovate tutti quanti sul canale. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio. Ultima cosa però velocissima, andiamo subito a vedere chi ha contribuito di più e chi ha contribuito di meno, perché Iricic è stato un mastino, 21 reti, 11 assist. Depay 18 reti, 12 assist. Gosens 11 reti, 4 assist. Barella molto molto bene, molto bene anche Quadrato, ha deluso ragazzi Agüero. Porca vacca, secondo me il modulo qui è buggato, questo 4-5-1 in simulata è buggato. Se avessimo avuto un attaccante diverso da Agüero, perché un attaccante ragazzi non ti può fare 8 gol e il CoC te ne fa 21. Se avessimo avuto un attaccante da 20-25 gol, un Lewandowski, un che ne so, Lukaku, Benzema, cose così, secondo me avremmo anche potuto vincere questa serie. Guardate lì i gol dove li ha fatti, li ha fatti 5 solo in Serie A. Cioè praticamente è come se avessimo giocato senza attaccante per tutta quanta la stagione. Comunque, questo è tutto. Io vi saluto e vi ringrazio. Grazie mille per aver supportato anche l'ultimo episodio di questa rebuilding, perché ovviamente di questa serie, perché se vi state ascoltando vuol dire che avete visto il video fino alla fine e quindi vi ringrazio. Ci vediamo domani con il video della Lazio e poi dopodomani, se tutto va bene, inizia una nuova serie qui su YouTube. E forse sarà l'ultima di FIFA 21, che andrà avanti appunto per questi ultimi giorni di luglio più o meno tutto il mese di agosto. Poi uscirà PES 2022, vi farò una carriera anche lì e poi raga usciranno tanti video riguardanti anche FIFA 22, perché ci sono tante novità, forse è già uscito un video sul canale, non so quando sto vedendo questo video, però ci sono tante novità di cui appunto vi voglio parlare, quindi ogni tanto che ogni volta che esce una notizia ne parleremo e appunto ne discuteremo insieme. Io vi saluto e vi ringrazio, ci vediamo domani con un nuovo video. Un bacione e alla prossima. Bella!